Il labirinto ha una sola entrata e una sola uscita. All'ingresso e lungo i viali troverete delle mappe per orientarvi e dei numeri rossi. Nella corte centrale si svolge il percorso della mostra dedicata alla storia dei labirinti e al creatore di questo, Franco Maria Ricci. La piramide al centro della corte centrale è una cappella visitabile. La torre del Belvedere si trova di fronte all'ingresso del labirinto. Finalmente giunti all'interno del labirinto, abbiamo già un po' di strade attorno a noi, quale strada prenderemo non si sa, è l'una del pomeriggio, vedremo quanto ci metteremo ad uscire. La Red Bull sicuramente aiuterà il nostro corpo a sopravvivere sotto il sole. Sono passati solo 12 minuti e ci siamo già persi. No, un labirinto è mica per niente. Tra rischi indicibili e traversie innumerevoli, io ho superato la strada per il castello verso la città di Goblin per riprendere il bambino che tu mi hai rapito. E noi che pensavamo fossimo nella parte giusta del labirinto insieme a questi bellissimi bambù, la via era questa, ce lo sentivamo, ma ogni tanto abbiamo dei cartelli parlanti che in questo caso ci dicono appunto che se siamo arrivati sino a qui è perché ci siamo persi. Quindi, toma castagna, dobbiamo ritornare indietro. Ciula, no? Strada, buon proseguimento. Esplorando è uno dei labirinti più grandi d'Europa, è composto da 200.000 piante di bambù all'incirca, tra cui 20 specie diverse. Il creatore e fondatore di questo labirinto è Franco Maria Ricci, è sempre stato fanatico dei labirinti, solamente che si ispirò soprattutto a Minos, Divina Commedia se non vi ricordate, di un labirinto cupo, chiuso, crudele, in cui c'era tanto pericolo. Quindi lui l'ha voluto un po' rivoluzionare, un po' rimodernare. Per trovare pace con se stessi, appunto, ha usato queste piante di bambù che creano un'atmosfera rilassante, un posto molto sicuro in cui puoi passeggiare, camminare, perderti, ritrovare te stesso e soprattutto ritrovare l'uscita. Il bambù è una pianta elegantissima ma purtroppo poco utilizzata in Occidente. È una pianta sempreverde, elegante, flessuosa, vigorosa, rapida nella crescita. La sua forza è l'elevata fotosintesi che riduce l'anidride carbonica restituendo ingenti quantità di ossigeno. Siamo a un'ora e mezza di camminata da quando siamo entrati nel labirinto. Fa caldo, è molto rilassante e forse siamo giunti all'interno, al centro più che altro del labirinto, dove c'è il museo e soprattutto il bagno. Quindi andiamo a vedere se siamo nella parte corretta.
proprio che la parte centrale ci porti anche all'uscita. Adesso lo dobbiamo capirci bene. Intanto ci prendiamo fiato. Come si sta? Un po' freschi qua, insomma. Nella biblioteca di Franco Maria Ricci, e tutti questi libri che vediamo sono la sua raccolta in 50 anni di vita, più o meno, sì. Io spero li abbia letti tutti, perché tanto di cappello. Siamo giunti alla conclusione e all'uscita di questo labirinto di bambù. Molto rilassante, fantastico, non c'era gente, ora iniziamo a vedere qualche personcina. Direi che abbiamo scelto un orario spettacolare. Esattamente. Sono esattamente le 14:54, noi siamo entrati all'una, sì, due ore ci abbiamo messo. Ma con calma, ci siamo anche seduti, esatto. Abbiamo fatto foto, video. Sì, diciamo a canale diretto ci si mette un'oretta e mezza, come dicono anche dal sito. Sì. Tramando si fa la foto, bere, eccetera, eccetera, un paio d'ore, sì. È disposto di panchine, sì. Di mappe. Di note interessanti che raccontano un po' anche la storia, la mitologia, dei labirinti, anche i romani, eccetera. Da dove eccetera. Ha preso spunto questo Franco Maria Ricci. Con tanto di museo centrale, come avete appena visto, con la sua biblioteca, con varie sale. A togliere bel vedere, vedi le cime di tutti questi bambù. Esatto. Carino. Al modico prezzo, sì, diciamo il prezzo è un po' perché costa 18 euro a persona. Ci sta. È, a mio parere, leggermente alto. Potrebbero abbassarlo di qualche euro. Sì, o introdurre qualcosa di più. Magari qualche, qua in mezzo dove c'è stata la piramide, così, qualche cosa di artigiano. Insomma, quando tagliano i bambù, diciamo secchi, che non hanno più vita, si possono fare un sacco di creazioni. Quindi metterei dei cosi didattici su come magari si può utilizzare il bambù nella vita di tutti i giorni. Cioè. Sì, di educativo, che ti può insegnare anche qualcosa, che esatto. Ti rilascia qualcosa. Per quanto riguarda il percorso, visto che l'ideologia è ritrovare se stessi, perdersi, e sentirsi al sicuro, quello secondo me è perfetto. Ve lo consigliamo, comunque, se siete in zona, anche se costa 18 euro, un salto, fatecelo lo stesso, che merita. Merita. Tanto non avete un tempo per stare dentro, almeno. Dovete uscire entro le 7 quando chiude tutto. Affinché voi abbiate questo braccialettino con anche il numero da chiamare nel caso vi perdiate, come i bambini. Che tanto, come avete visto durante tutto il percorso, ci sono vari numeri, vi perdete, chiamate il numerino. Uè, va casino, ma siamo il numero 2. E via, vi vengono a prendere o vi danno un'indicazione su come uscire o cosa o dove andare. A parte che è abbastanza lineare il labirinto, anche sul labirinto. Non passi più volte dalla stessa strada, entri, fai un po' di avanti e indietro, ma fai sempre lineare, lo stesso giro. Io direi intuibile. Sì, non devi stare lì proprio a pensare la strada, ne prendi uno o l'altra, se mai fai un giro vuoto, poi molto intuibile. E ce la fai tranquilla, ce la si fa tranquillamente. E buon, con questo adesso andremo a berci un ginseng, un caffè. See you later. Ciao ragazzuoli. Andate piano e tirate il freno a mano. Aspetta che chiudo sempre come mi piace a me. Ciao, 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 ciao.